Ciao da catiblog.it, siamo allo stand Qualcomm di Mobile World Congress perché ho trovato una cosa molto interessante, una chicca hardware da mostrarvi. Giro la fotocamera velocemente e vi faccio vedere che stiamo parlando della console Razer, la Forge TV. Fondamentalmente un mini PC esposto qua allo stand Qualcomm perché ha il processore Snapdragon 805 con grafica Adreno 420. Di fatto Qualcomm la usa proprio per esporre, come vedete qua alle mie spalle sui monitor, delle demo di 4K, filmati. Questo è solo uno dei monitor esposti qua, ma insomma ce ne sono diversi proprio gestiti da questa console. Qual è la particolarità di questo hardware? La possibilità di avere anche il modem 3G integrato. Adesso vi faccio vedere quelle che sono le sue porte a livello di non c'è nulla di particolare proprio da questo punto di vista, però abbiamo un HDMI 1.4 con possibilità di uscita quindi anche 4K, una USB 3.0 che è questa adesso collegata, non ve la posso far vedere, ma ha un connettore verde, una porta Ethernet e poi c'è Wi-Fi e Bluetooth che ospita anche questo controller qua della stessa Razer. Adesso è collegato ma è soltanto per una questione di carica, è un controller Bluetooth che verrà venduto singolarmente, separatamente, insieme anche a un'altra tastiera da gaming con gamepad, con tappetino per il mouse abbinato e altre cose un pochetto dedicate. Ora, questa console perché è particolare? Perché usa Android TV, come vi ho detto prima, e perché viene abbinata a un'app che permette lo streaming dei giochi anche da PC. È un'app che però non è gratuita, è un'app a pagamento che funziona anche con altri dispositivi, ma che possiamo comunque utilizzare su questa console come se fosse un po' quello che fa Nvidia, no? Diciamo con la funzionalità Game Stream. Quindi Razer Forge TV non ha ancora un prezzo ufficiale, si era parlato di qualcosa attorno ai $100, diciamo, solo per la console e 80 anche per il controller, però qua non ci sono ancora informazioni ufficiali. Tra l'altro questa è l'esposizione, lo ripeto, Qualcomm, quindi qua anche non è che sanno dirci molto. Comunque un dispositivo che dovrebbe arrivare comunque in primavera, qualcosa di molto interessante, molto carino, è un po' caldo. Ricordo che il processore Snapdragon è utilizzato anche nella Fire TV di Amazon, quindi non è proprio una novità in questo settore, ma Razer fa macchine da gaming, accessori da gaming, e di conseguenza, ecco, vi faccio vedere anche il sotto, vedete c'è il LED verde molto carino che fa un effettino abbastanza particolare quando è attivo, quando la console è accesa. Dicevo, Razer fa console da gaming, quindi potrebbe arrivare qualcosa di un pochetto più ottimizzato, un pochetto più interessante. Bene, per adesso è tutto, passiamo dallo stand Qualcomm, continuate comunque a seguirci perché abbiamo un sacco davvero di altri dispositivi da mostrarvi. Ho appena iniziato il mio tour mattiniero, quindi insomma continuate a seguire HD Blog per le altre notizie da Mobile World Congress 2015.